me la vela è una cultura, modo di vivere, di essere, che poi si è trasformato in sport, si è trasformato in competizioni, in obiettivi, in programmi. La vela si sta staccando dalla superficie del mare, dell'acqua, e si svolgerà sopra la superficie dell'acqua. Roberto Lacorte, sono in nautico di Genova, armatore della barca più attesa del 2022. Frannica che cos'è? È una barca attualmente in costruzione, una versione per regate offshore di una barca di Coppa America. How could you not accept the challenge? To do a boat like this is extraordinary. The opportunity maybe only comes once in a career. Lì è iniziata Flannica, è partita Flannica. The main future of Flannica is to be able to sail and race in existing events in the Mediterranean. Flannica è il futuro. Siamo i primi a girare con una barca del genere nel Mediterraneo. Le sfide sono tante all'interno della grande sfida. Prendere un oggetto che nasce prettamente per regate vicino alla costa e portarlo invece in alto mare. La foilata fuori dal porto la sanno fare tutti. Onda, bonaccia, pioggia, non vedo, quello dovremo affrontarlo. Ecco, questi sono quei problemi che ci poniamo e li risolveremo. L'onda sarà il nostro avversario. Sarà bello sentire quanto fischia e come fischia, come canta Flannica con le sue foglie che fendono il mare. Fischierà, spero che fischi, perché quando fischia vuol dire che va forte. Tra noi ci diciamo sempre che è tutto più o meno chiaro fino al giorno del varo e dal varo in poi c'è un enorme punto interrogativo, che è anche poi la parte divertente di questo progetto. Fa parte del progetto anche questa piccola parte di paura. Io credo che quando questa barca verrà vista nel dettaglio da vicino stupirà tantissimi e anche chi sta lavorando sui Coppa America attuali.